Roberto, anche dopo che ha scoperto di non essere il vero padre di Tommaso, non vuole assolutamente perderlo. Lui comunque si è affezionato a questo bambino e vede questa opportunità come la sua ultima possibilità di fare il padre, di farlo forse per la prima volta, come non l'ha mai fatto con gli altri figli. E è per questo che Roberto, non vuole assolutamente perdere Tommaso e farà di tutto per tenerlo stretto a sé. E sappiamo bene che però Ida è intenzionata questa volta a riprenderselo. Ida, che è la vera madre del bambino, che aveva venduto suo figlio a Lara. Lara è stata veramente una persona che è riuscita a manipolare Roberto Ferri per tantissimo tempo, perché insomma l'ha fatto credere che Tommaso fosse realmente suo figlio e quindi insomma in questo possiamo dire che è stata bravissima nella sua malvagità. E Lara, che poi alla fine è stata scoperta perché Marina ha cominciato a avere dei dubbi, quindi abbiamo visto tutta una serie di puntate dove Marina e Silvana cercavano di capire com'era la situazione e alla fine Marina ha capito che Tommaso non era il figlio di Lara e di conseguenza non era nemmeno il figlio di Roberto Ferri. E poi insomma veniamo che al dunque, cioè che Roberto Ferri alla fine ha capito di essere stato manipolato per tantissimo tempo e che quindi vuole fare assolutamente la guerra a Lara, vuole vendicarsi di lei. E come abbiamo visto, a un certo punto Lara era finita in carcere, dove qui Marina e Roberto hanno cercato di approfittare di questa situazione per liberarsi di lei. Marina praticamente ha contattato una sua amica di vecchia data che si trovava all'interno del carcere dove proprio stava Lara e dietro un bel po' di soldi è riuscita a convincere questa sua amica a uccidere Lara. Però la cosa non è andata a buon fine perché insomma Lara è stata coltellata, ma alla fine si è salvata. E quando Lara si è ripresa, l'abbiamo trovata completamente diversa. Sembrava di vedere un'altra persona. Una Lara, abbiamo visto una Lara pentita, che ha chiesto scusa a Roberto, a Tommaso, a tutte le persone alle quali ha fatto del male e che sembra veramente un'altra persona. Una Lara che l'abbiamo vista addirittura leggere il Vangelo. Ed è così che è uscita di scena. Per tantissimo tempo non l'abbiamo più vista, ma fortunatamente in queste ultime puntate è tornata. E questo è stato un ritorno molto atteso perché possiamo dire che quando c'era Lara le puntate erano ricche di colpi di scena e sappiamo che è un personaggio antipatico, insomma, per tutto quello che ha fatto. Però dobbiamo ammettere che quando c'era lei le puntate erano molto più movimentate e i colpi di scena ce n'erano molti, molti di più. Fatto sta che Diego è riuscito a convincere Ida a denunciare Roberto Ferri alla polizia, però prima di fare questo ha pensato di chiedere aiuto a Lara. È riuscita a rintracciarla, Lara che ora si chiama Loredana, che in realtà è il suo vero nome, e che vive in un convento. Diego è riuscito a rintracciarla ed è andato lì portandosi dietro Ida, e così Diego e Ida hanno rincontrato dopo tanto tempo Lara. E sono rimasti spiazzati nel vedere una Lara completamente cambiata, una Lara che si sta occupando delle persone più fragili, delle persone che hanno più bisogno. Veramente sembra pentita, sembra veramente che abbia deciso di cambiare vita una volta per tutte. E Diego spiega a Lara il motivo della loro visita. Le dice che Ida si vuole autodenunciare e che però durante il processo avrebbero bisogno dell'appoggio e dell'aiuto di Lara. Lei dovrebbe testimoniare in realtà una cosa, testimoniare il falso, cioè raccontare una versione che non è quella in realtà veritiera. E quindi Diego ha proposto
questa cosa Lara, che inizialmente però lei ha rifiutato perché ha detto che ha cambiato vita e non vuole più sentire parlare di questa storia, mettersi in mezzo e farle di nuovo la guerra a Roberto Ferri, eccetera. E quindi insomma sembra che Lara abbia detto di no, ma in realtà sappiamo bene che ancora tutto è in gioco, questo è soltanto l'inizio, quindi vedremo più avanti cosa deciderà di fare Lara, se aiutare realmente Ida o meno. Fatto sta che a un certo punto abbiamo visto che Roberto Ferri ha ricevuto una telefonata, ha visto il nome sul display, come ci cioè, ha visto sul display una chiamata come numero sconosciuto, e lui ha risposto e ha sentito che dall'altra parte del telefono c'era Lara. Lara che quindi si è fatta viva con Roberto Ferri, un Roberto che è rimasto spiazzato, non si aspettava minimamente di risentirla, e sappiamo bene che Roberto non crede nella redenzione di Lara, e lui pensa che sia un ennesimo gioco, un ennesimo piano di Lara. E quindi Roberto non crede minimamente a questa nuova vita di Lara. E possiamo dire che comunque Roberto ha un nuovo nemico, ha nuovamente come nemico Lara, e quindi oltre a guardarsi bene da Diego e Ida, dovrà cercare di difendersi anche da Lara. Tu che cosa ne pensi di questo ritorno di Lara? Sei contento di questo rientro oppure no? E secondo te Roberto Ferri fa bene a non fidarsi di Lara? Pensi che sia in realtà un piano diabolico di Lara oppure realmente si è pentita di tutto quello che ha fatto? Scrivi la tua opinione nei commenti, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube perché così sarai sempre aggiornato sui prossimi video che usciranno su Un Posto al Sole, su tanti altri argomenti, quindi iscriviti e noi a questo punto ci vediamo al prossimo contenuto. Ciao!